Ciao a tutti, come state? Rieccomi qua con un nuovo video nel dirvi la mia su Denis Zakaria, che è stato veramente un qualcosa di clamoroso, una sorpresa, come è stata pure quella su Arthur Melo. Ragazzuoli, intanto, prima che inizi a parlare un po' del tutto di quel che devo parlare, cioè Zakaria e Arthur, se vi va, se volete supportare il mio canale, lasciate un bel mi piace, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E grazie, 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 grazie mille per chi lo farà e per chi darà un'occhiata qui sotto ai miei altri social network, al mio secondo canale YouTube, per riguardare il video dall'inizio fino alla fine. Grazie, grazie, grazie e grazie di cuore, tantissimo. Come ben sappiamo, ieri sera è finito il calciomercato. Ieri sera è terminata questa grandissima sessione di mercato estiva che ci ha portato a tanti clamorosi, tanti colpi che si potevano fare e in fin dei conti non si sono fatti per questo, per varie questioni, ma proprio quegli colpi, colpi, colpi a sorpresa che sono stati fatti da parte della Juventus, proprio loro due. Cioè, sono stati presi dalla Juventus proprio loro due, Arthur e Denis Zakaria. Certamente anche nello scorso video di ieri mattina che ho fatto, lo trovate qui sopra o alla fine. Sono impazzito, sono entrato veramente nel video, veramente ero pienamente felice in primis quando ho sentito la notizia. E poi il prestito secco, diciamo che non mi ha fatto tantissimo felice, 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 di certo mi ha fatto felice che non vedremo più Arthur per tutta la stagione. Ma poi ho esultato di più quando ho letto il comunicato ufficiale da parte della Juventus. La Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni, tale accordo prevede oneri accessori di 0,3 milioni. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte del Liverpool di acquistare a titolo definitivo per le prestazioni sportive del grandissimo, fenomenale calciatore Arthur Melo. Non c'è scritto così, del calciatore. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a 37,5, pagabili in due esercizi. A me personalmente, di certo, non interessa pagabili in due esercizi, ma per me è importante che questo affare di Arthur non è a prestito secco, perché prestito secco è tutta un'altra questione. E poi con il raggiungimento di determinate cose, obiettivi con la squadra o anche personali, potrà scattare questo maledetto titolo definitivo. Di certo qua c'è scritto per il definitivo le prestazioni sportive del calciatore. Allora, ok che l'accordo della Juventus con il Liverpool semplicemente un capolavoro. Di certo il capolavoro è stato pure il calciomercato che ha fatto la Juve, ma questo ne parlerò più dettagliatamente perché ma così ci sta così, tac tac, voto così, in un prossimo video, in un altro video che uscirà. Ma comunque un capolavoro veramente stratosferico, contentissimo il grandissimo Cherubini. Complimenti e complimenti e complimenti per la dirigenza, dai, per la dirigenza, per questo che ha fatto, per Pastorello, credo che sia il suo agente. Io I love you, ti amo veramente tantissimo, tantissimo, che tutti noi juventini ci hai tolto un peso che è proprio lui, Arthur. Ed è stato preso, ecco proprio comunicato dalla Juventus quando è stato preso. Ufficiale Arthur e Pjanic di accordo con il Barcellona. Arthur è stato a fronte di un corrispettivo di 72 pagabili in 4 esercizi. Il valore potrà incrementarsi di massimi 10 milioni al maturare determinate condizioni fino al 2025. A questo il contratto con la Juventus. Speriamo che termini più presto, che basta, ci sia la divisione, magari già
già prima dei mondiali che venga riscattato questo qua, ma un po' per dire così, perché anche la squadra potrebbe andare così, non lo so, a mia sensazione, chissà, magari, ma comunque spero ovviamente che venga riscattato e preso dal Liverpool al più presto possibile. È un giocatore che da quando è arrivato alla Juventus, infortuni, eccetera, 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 eccetera. Nei giochi non è mai funzionato. Fatto qualche partitina bella, palleggio. Passapalla ad un centimetro, passapalla ad un passo, a solo un passo al suo compagno, ma comunque, come sappiamo, verticalizzazione lì, tutte le robe, ma comunque non ha funzionato per niente, Arthur, e lo sappiamo tutti. A Paregno non è riuscito a dare quel che poteva dare, o non è riuscito ad esprimersi, o non ne si è trovato bene, non me ne frega assolutamente niente, nonostante sicuramente sarà questo. E li auguro tutto il bene. Ricordiamoci che Arthur faceva il titolare al Barcellona, era tutt'altro un altro giocatore, poi è diventato tutt'altro un altro giocatore, come la questione, mettendola così, Ramsey, tutt'altra cosa all'Arsenal, tutt'altra cosa alla Juventus. Ok, nonostante gli infortuni, ma comunque male male tutte e due queste qua. Di certo, la cosa più felice è che se ne è andato finalmente Ramsey al Nizza, già segnato, comunque credo pure al debutto, ma un po' di tempo fa. Ed è arrivato il turno di lui, speriamo vivamente, lo ripeto per la seconda e terza volta, millesima volta, lo ripeterei, che vada a fare bene, che venga riscattato il più presto possibile, gli auguro tutto il meglio, grazie di tutto, nonostante non abbia fatto niente alla Juventus, in complessivo, niente, niente. E niente, chiudiamo questa parentesi e andiamo sull'incredibile, sul clamoroso che non me l'aspettavo pienamente, ma che in fin dei conti dispiace, ma gli auguro tutto il bene e spero che non ritorni più, perché non ha dimostrato nulla, nonostante gli infortuni. Nonostante le partite che ha giocato, è arrivata la sorpresona proprio all'ultimo. Proprio all'ultimo, ero seduto su mio divano, sederi, in marocchino si dice. Da così a guardare, a sentire un po' la TV, calciomercato, l'ultima ora. Tac, Gianluca Di Marzio. Zaccaria chiesto al Chelsea. Poi tic tac, tic tac, tic tac. È fatta per Zaccaria al Chelsea, le visite, farà un po' il tutto lì alla Continas, lì alla Juventus, a Torino, ha fatto le visite lì a Torino, si è visto pure il video, lo vedete pure all'inizio della sua uscita, della sua più della sua uscita, credo, che lo metterò lì all'inizio, sì, lo vedete lì all'inizio che è arrivato lì con la macchina, attacca, è entrato, poi è uscito e ha finito, ed è stato pure ufficializzato ieri, veramente molto molto tardi, tipo all'una, per le due, se Se ricordo, di certo, le italiane, l'ora italiana assolutamente. Che ne penso su Zaccaria? Che di certo è stato qualcosa di clamoroso e sorpresa. Mi dispiace. Perché mi dispiace? Perché è rimasto poco tempo e di certo non era un bidone. Per quel che ha dimostrato, non ha dimostrato niente. Ma a parer mio, si poteva dare anche per lo più un po' più di tempo. Sicuramente, normalmente, ma tralasciando questo un po' più di tempo, dispiace sinceramente, non c'entra più un po' più di tempo, sbaglio. Dispiace personalmente per la sua cessione perché non me l'aspettavo assolutamente, ma nello stesso tempo dispiace, ok, ma è andata. Non mi incazzo sinceramente, niente, niente per niente, perché è un ottimo affare, ma nello stesso tempo sono anche contento. Perché poteva anche essere ceduto qualche altro giocatore, proprio Fagioli a parere mio. Ma a fin dei conti, Nicolò Fagioli finalmente è restato. Perché se restava Zaccaria, 8 centrocampisti, era tutta un'altra storia. Ma almeno il grandissimo Fagioli sicuramente avrà più spazio, e me lo auguro vivamente. E buona fortuna, se anzi, più che una buona fortuna, se mi dissocio. Comunque, non dico questo a te. Cioè, in bocca al lupo a tutte e due, Arthur e Zaccaria. Che vanno a fare una bella stagione lì, pure su Zaccaria, un attimo che questa non me la dimentico assolutamente, pure su Arturo ha detto essere Liverpool e indossare questa maglia che ha fatto la storia del calcio, è un sogno per me, non vedo l'ora di giocare, diceva tu hai ragione, è il miglior campionato del mondo, poi vabbè Zaccaria è stato pure preso d'otto e adesso mandato via che in complessivo dovrebbero essere sugli 80, se li riscatteranno, se faranno quel che devono fare per poter arrivare a quel punto, anche in complessivo con la squadra, presenza e tutte le altre cavolate. E poi, ok Zaccaria, ok, ho finito io sinceramente. Solo le parole di Klopp che sinceramente non l'hanno preso così a caso. Io in fin dei conti, a parte che spero, ma pensando e pensando sono fiducioso e secondo,
andrà a spaccare questo Arthur, andrà pienamente a spaccare al Liverpool se io un centrocampista. Si parlava pure di Tsimikas, assolutamente, per lì, diciamo, uno scambio con Arthur. Non è andata così. Arthur ci può dare tanto, arriva al Liverpool nella migliore età possibile per un giocatore. Beh, dai. Di certo, per quello che ha dimostrato la Juventus, passare subito al Liverpool è stato qualcosa di clamoroso, ma ce lo auguriamo. Auguriamocelo che lo vadano a riscattare subito o che lo riscattano per la fine della stagione. E nient'altro, quel che volevo dire, il tutto l'ho detto, il tutto pienamente l'ho detto, e vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio, contento per queste due cessioni, l'ultima inaspettata, ma in fin dei conti non, mi dispiace, ma non è che sono incazzato, mi dispiace perché è restato solo 8 mesi, solo per il tempo sinceramente che è restato, non per altro, e che in fin dei conti è restato uno più forte di lui, cioè Rabiot, perché Rabiot è pienamente più forte di Zaccaria, a parere mio ovviamente, parere mio personale. E di certo Arthur non ce n'è più, non ce n'è uno più scarso di lui lì alla Juventus, sinceramente, se l'è stato. E via, quello là sono contentissimo. Contentissimo per tutti e due, in fin dei conti. Come detto, su Zaccaria mi dispiace solo per il tempo che è rimasto, a differenza di Arthur che è rimasto per bene. Meglio non dire, meglio non commentare. Meglio non aggiungere altro. Dai, ragazzi, io non aggiungo altro, ma tocca a voi adesso. Tocca a voi dirmi la vostra opinione nei commenti. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti se vi è piaciuto questo video. Che ne pensate di Arthur e Zaccaria inaspettati? Secondo voi cosa faranno? Per chi segue per lo più, di più il Chelsea o il Liverpool? Sicuramente ci saranno anche dei post partita, ovviamente, se riuscirò. Perché di certo arriva a settembre, è tutt'altra cosa, iniziano tutti i casini adesso, scuole, eccetera, 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 eccetera. Ma comunque, dai, spero ovviamente di vedere per lo più qualche partita del Liverpool in complessivo fino alla fine della stagione, con Arthur in campo e dall'altra parte con Zaccaria in campo, vedremo che accadrà, step by step, partita dopo partita, speriamo che facciano bene. E come l'ho riscattato, l'ho ripetuto 6777 volte. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. E ultimissima cosa, ok, che ho detto tutto, quel che volevo dire, tutto l'ho detto. Domani ci sarà Juventus, Fiorentina Juventus. Ne ho già parlato, diciamo, dicendo un po' la mia sulle parole di Massimiliano Allegri nella mia ultima live, ma qua ci vorrei spendere qualche parolina fino al minuto 15 e qualche secondino. Allora, domani Rabiot non ci sarà, io me lo auguro sinceramente, mi auguro vivamente che si vada a fare una bella partita, spero che vada a giocare Fagioli, ma non credo, ma spero vivamente, perché dalle probabili formazioni, ma spero che quelli che scenderanno in campo, che ne escano sani e salvi, che ne escano assolutamente sani e salvi. Da quello che ho capito Milik dovrebbe pienamente essere titolare, me lo auguro che sia Bonucci e Vlahovic non partino dall'inizio, Szczęsny non ci sarà, come ripeto, Rabiot pure non ci sarà, tutti disponibili, è uscita pure la lista Champions, la lista Champions dove sono stati inseriti tutti, diciamo, pure la lista B, Miretti, Sulé, e qualche altro giovane, ma comunque in complessivo la cosa più importante che volevo ribadire qua è che sono contento che in fin dei conti sono stati inseriti Chiesa e Pogba. Caio è l'unico che non è stato inserito dalla prima squadra, diciamo, perché ha un infortunio veramente grave. Gli auguro tutto il meglio di tornare più presto, più forte di prima, visto che non l'abbiamo mai visto giocare bene, 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 proprio dall'inizio. Me lo auguro sinceramente che torni più presto. Non ho la minima idea su quando tornerà, ma speriamo che torni e basta. Che torni, sinceramente, che torni alla Juventus, non da qualche altra squadra. O chissà, anche in prestito. Ma vediamo che accadrà. Cosa sto dicendo, ma anche in prestito? Vediamo che cosa accadrà. Appena tornerà, almeno speriamo che torni sano e salvo in campo. Poi, dove se andrà via, ne parleremo, vedremo. Ma che sto a dire io? Mamma mia. Un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Nei prossimi video, sicuramente, nei prossimi video sicuramente pubblicherò pagellone, ve lo dico sicuramente, ci sarà il pagellone di varie squadre, il pagellone del calciomercato estivo di Serie A, sicuramente di varie squadre o anche di tutte, su questo ci devo ancora pensare. E poi le pagelle uniche, credo, poi devo ancora pensarci per bene, un video unico solo per la Juventus.
Sicuramente, sì. Uno per la Juventus e uno per le squadre di Serie A. Stop. Manuelissimo saluto, un grandissimo abbraccio, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, speriamo che li riscattino il più presto possibile, in primis Arthur Melo, e basta così, anche Zaccaria in fin dei conti. E manuelissimo saluto, un grandissimo abbraccio e ci becchiamo al prossimo video